Ciao amici e bentrovati. Come ti chiami, faccia di merda? Ma chi è? Come ti chiami, faccia di merda? Mi chiamo Bob Bucks. I tuoi genitori hanno anche figli normali? No, sono figlio unico, perché? Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Agli ordini. E lei come si chiama? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Oh, piacere. Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella. Ottimo, grazie. Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Beh, ha parlato Brad Pitt. Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti svito il cranio e ti cago in gola. Amici, dopo il successo del Mi 5, Xiaomi se ne esce col Mi 5S, device migliorato sulla carta sotto ogni punto di vista. Quindi siamo qui per capire, vale la pena fare il salto Mi 5S? Io sono Bob DJ Ax. E questa è la recensione dell'Mi 5S. Ringraziamo innanzitutto smartylife.net per l'invio del terminale. Il design cambia rispetto al Mi 5. Ora il retro è in alluminio satinato, molto molto bello, non trattiene più le ditate come il modello nero, anche se devo dire che il Mi 5 Pro in ceramica nero era di una bellezza disarmante. Sul fronte troviamo un bellissimo display da 5,15 pollici, Full HD e 428 ppi. Il display lo trovo migliorato rispetto all'Mi 5. Colori naturali, non sparati, neri convincenti e ottimi bianchi. Poi troviamo il sensore di luminosità e di prossimità che lavorano al meglio e sotto la luce del sole il display si vede bene. Fotocamera frontale da 4 megapixel con apertura 2.0 per selfie bimbo minchia rovazzi. In basso il nuovo lettore di impronte ad ultrasuoni non dotato di tasto fisico che dovrebbe migliorare le prestazioni del precedente ma non è così preciso. Ai due lati del lettore di impronte troviamo due puntini che rappresentano tasto back e multitasking. Sul retro fotocamera principale da 13 megapixel con apertura 2.0 per ottime foto, nel punto e scatta soprattutto, dual LED flash e microfono per la soppressione dei rumori. Lato destro, volume rocker e tasto di accensione e spegnimento. Lato sinistro il carrellino per due nano sim. In basso speaker di sistema, USB Type-C e microfono. In alto jack da 3,5 per le cuffie. Il cuore dell'Mi 5S è rappresentato dal potentissimo Snapdragon 821, dual core a 2,35 GHz e dual core a 2 GHz con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibile in questa versione, ma c'è anche la versione da 4 GB e 128 GB con Force Touch. Nell'uso quotidiano è veramente un piacere usare questo device. Fluido, veloce, senza micro lag. La batteria da 3200 mAh aumentata rispetto ad Mi 5 offre un'autonomia buona. Già con l'Mi 5 si arrivavano alle 5 ore di display, con questo si arriva tranquillamente a 5 ore e mezza, 6 ore di display. Così alla sera, arrivati a casa, doccia e potrete poi uscire con la vostra dolce e gentile donzella. Connettività super amici, dual sim nano più nano, LTE, Wi-Fi a BGNAC a doppia banda, Bluetooth 4.2, GPS a GPS GLONASS, NFC, USB Type-C e caschetta MAS. Attento.
manca la banda 800. Figa, e sei un tacchino. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, abbiamo, come dicevo, una 13 megapixel con dual tone LED flash, face detection autofocus, registra video in 4K, 120 frame per secondo e slow motion a 720p. Amici, le foto sono belle, sono ricche di dettagli e con colori naturali. Sono meno belle quando la luce è poca. Facciamo la nostra solita foto alla pina. L'interfaccia è la classica, messa a fuoco abbastanza veloce. E poi vi faccio vedere le foto e il video che ho fatto. Video 1080p, 60 frame per secondo, Xiaomi Mi 5S. Giornata molto grigia, pan veloce, messa a fuoco in primo piano, direi ottima. Per quanto riguarda il comparto game, amici, lo Snapdragon 821 e soprattutto la GPU Adreno 530 somagnano Real Racing 3. Ve lo faccio vedere e vi faccio vedere l'apertura, però ovviamente non ci sono problemi. A giocare a qualsiasi tipo di game presente sul Google, sul Play Store, anche giochi ricchi di grafica impegnativa, il telefono non ha nessunissimo tipo di problema, non lagga mai e i giochi vanno alla qualità grafica maggiore. Come avete visto, ci ha messo poco anche a caricarlo. Dettagli al massimo, riflessi sulle carrozzerie. Effetti particellari, nessunissimo tipo di problema. Anche dopo diverse ore di gioco il telefono scalda pochissimo, nessun problema a giocare a Real Racing. Per quanto riguarda il comparto audio, è buono, non siamo a livelli di un P9 Plus Huawei oppure di un iPhone 7 Plus che hanno, o di un HT10 che hanno lo stereo doppio, però sicuramente siamo a un buon livello. Vi faccio sentire. Per quanto riguarda la ricezione, il telefono riceve bene, ovviamente manca la banda 800, ma come ho detto per il P9 Plus è una ricezione solida. Lato software troviamo Android 6.0 con MIUI 8, poi ovviamente la community Xiaomi rilascerà la ROM in italiano con Play Store, Google Apps e caschetta MAZ. Concludendo amici, siamo di fronte ad un ottimo device, un top di gamma, ottimo display, buona fotocamera, buona autonomia, veloce e reattivo. Mi sono trovato veramente bene e nonostante io ami gli schermi da 5,5 pollici o superiore, devo dire che l'utilizzo ad una mano di questo Mi 5S è veramente una goduria. I contro sono gli stessi del fratello maggiore Plus, e cioè ci vuole consapevolezza nell'utilizzo perché il device arriva con ROM MIUI 8 e inglese o cinese,
bisogna installare il Play Store, e per installarlo vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto dell'MI5S Plus. Ed ovviamente il contro è che manca la banda 800. Che mo che mo che mo che mo che dumaro. Amici, lo trovate su SmartyLife a 340 euro, versione da 3 giga, 64 giga. Concludo dicendo, e con questo farò incazzare molti, ma sapete che lo zio dice sempre la verità: vale la pena spendere 1000 euro per un telefono? Claro! Io vi ricordo di cliccare mi piace sotto al video se vi è piaciuto. Se vi ha fatto defecare, almeno sarò servito ad espletare le vostre sacre funzioni corporali. Iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei video e tutte le recensioni che stanno per arrivare. Fate iscrivere i vostri amici e condividete il video. Cliccate mi piace sulla pagina Facebook Bob DJ Axe e mi piace sulla pagina Facebook dei Non Entity. Qui era il vostro Bob DJ Axe che vi saluta, vi magnetizza e vi dice Non Entity, Heart Energy.